Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria. Vera e falsa Chiesa? Intendiamo bene cosa dobbiamo fare. Il titolo dato a questo approfondimento ci è stato fornito da molte domande e molte richieste di chiarimento, atte proprio a capire bene cosa si intenda per vera e falsa quando appunto parliamo della Chiesa. E cosa fare in questa grave situazione in cui ci troviamo, e perciò ci faremo aiutare da San Cipriano, vescovo e padre della Chiesa, il cui testo integrale troverete però all'interno dell'articolo che qui appunto vi leggiamo. Innanzitutto è bene e saggio fare un poco di pulizia nei contenuti di parecchi video che girano in modo davvero virale nella rete e che, strumentalizzando spesso le profezie cattoliche e la stessa beata Caterina Emmerich, fanno dire ad esse ciò che non dicono affatto, gettando molta confusione. Sia ben chiaro che nessuno di noi ha la palla di vetro per affermare quale interpretazione unica la propria opinione. È quindi evidente che noi stessi cercheremo di avanzare in questo campo minato attraverso il magistero della Chiesa, e questo proprio per cercare di capire cosa bolle in pentola. Abbiate perciò la pazienza di seguirci fino alla fine. Ora, per capire il vero senso di questa falsa Chiesa, che vide anche la beata Suor Emmerich, è necessario prima fare un piccolo passo indietro, partendo da ciò che noi stessi professiamo nel credo quando diciamo: credo la Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica, e quindi la comunione dei santi, e che lega, unisce questa unica Chiesa che è già trionfante, quella mistica e dei santi che già vive in Cristo, militante, noi, in terra, i viventi, e che sarà così fino alla fine del mondo, purgante, le anime sante del purgatorio. Parliamo quindi di una sola Chiesa, il cui capo è Gesù Cristo, Dio vivo e vero, non il suo spirito, semplicemente spiritello. Gesù, vi ricordate quando appare? Cosa dice? Non sono un fantasma. Quindi Dio vive e vero, che ha posto ed ammesso di autorità divina quale raccordo di unità visibile Pietro e tutti i suoi legittimi successori. Questo non vuol dire che Gesù se ne sarebbe andato via o che periodicamente se ne va in vacanza, il sede vacantismo, attenti bene, quando magari gli apostoli in ogni tempo con qualche successore di Pietro le avrebbero combinate grosse, legasi gli antipapi per esempio o altro, la storia è molto ricca. Gesù non abbandona mai la sua Chiesa, mai. E l'episodio della tempesta sedata è chiarissimo a riguardo, legasi Marco capitolo 4 35-41. Non è neppure pensabile che il Satana possa prevalere. Infatti la promessa di Gesù e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa, Matteo 16-18-19, è altrettanto chiara. Ed è una promessa divina su la Chiesa, non su di un pontefice regnante o in difesa di un solo papa. Il primato petrino specifica San Cipriano nel testo di cui vi abbiamo segnalato sopra il link, e si chiama Unità della Chiesa Cattolica, scritto intorno all'anno 251, è stato conferito dal Cristo per dimostrare che una sola è la Chiesa sua, una sola la cattedra di verità, perché tale fondamento è la professione che Pietro e i suoi successori con i vescovi devono difendere.
e che Gesù stesso difenderà fino al suo ritorno glorioso. Per questo, sottolinea Cipriano, le porte degli inferi non prevarranno. L'epoca di cui stiamo parlando si era già arricchita di scismatici ed eretici, per questo Cipriano affermerà la famosa frase: non può avere Dio per padre chi non ha la Chiesa per madre. Per dare solennità e credibilità a questa frase, Cipriano porta l'immagine della tunica del Cristo, descritta nei Vangeli. Essa, spiega, non fu stracciata, ma tirata in sorte e data ad uno solo. Giovanni capitolo 19, 23-24. E qui ci fermiamo a riguardo del primato Petrino, che potremo trattare in un altro incontro per cercare di giungere a bene intendere cosa è oggi questa immagine di una falsa chiesa. Non diamo per scontato di saperlo. La situazione è molto delicata e molto complessa e rischiamo davvero di giocarci tutto riguardo alla vera fede. Quindi c'è molta confusione all'interno dell'applicazione, della comprensione del dogma stesso sull'infallibilità papale. Si è andati un pochino oltre, ma questo lo andremo ad approfondire poi. Quindi, l'unità della Chiesa e, attenzione, l'unicità di questa Chiesa sono due aspetti non da separare, ma da distinguere, l'unità, l'unicità, da distinguere saggiamente, prudentemente. Infatti, mentre l'unità della Chiesa è un percorso anche ad ostacoli, se volete, che si attua nel tempo, pregando e sforzandosi di convertirci tutti alla Chiesa cattolica con le sue dottrine e quindi fare questo percorso anche ecumenico, ma non l'ecumania per piacere, la sua unicità l'ha fatta già il Cristo. L'ha fatta già il Cristo. Ed è la sua promessa definitiva e perciò non avremo mai un'altra chiesa dentro la quale si possa dire che Gesù vi si è assiso. O come pretendeva Lutero con il suo protestantesimo, la sua chiesa era quella vera. E il Papa era un anticristo. Quindi stiamo ben attenti. Ma neppure come sta accadendo oggi, che Gesù abbia, tra virgolette, insomma, traslocato perché si avrebbe, condizionale d'obbligo, un papa eretico o un non papa. Ripeto, questo argomento poi lo chiariremo altrove. Però cerchiamo di capire adesso bene che cos'è questa unità e unicità della Chiesa. Capito bene? L'unità la facciamo nel tempo, si prega perché Gesù ha pregato per l'unità della Chiesa. L'unicità l'ha già fatta Cristo. Di Chiesa ne abbiamo una sola e su questa Chiesa noi abbiamo la promessa che le porte degli inferi non prevarranno. L'idea può anche non piacervi. Che è ugualmente bene da imparare perché non ce la stiamo inventando noi, ma è spiegata da San Cipriano e noi stiamo solo cercando di rendervi questo testo più comprensibile. Poi c'è anche un altro link, se entrate nell'articolo, sulla questione del valore della messa, quando una messa è valida e quando una messa non è valida. Non è la questione dell'una cum, in poche parole. Andate lì dentro perché è un altro argomento. Ora, per suffragare questa realtà, San Cipriano ricorre anche a molti passi paolini, quali per esempio quando afferma: è necessario che vi siano divisioni tra voi, affinché si conoscano tra voi quelli che sanno resistere. Ecco la resistenza cattolica di cui abbiamo già parlato in un altro video che ha questo titolo: Resistenza cattolica, quale? Come? Qui si riferisce alla prima ai Corinzi, capitolo 11, verso 19.
È come quando Gesù afferma che gli scandali avverranno sempre. Luca 17:1-4. Ma di ben guardarsi dall'essere noi gli scandalizzatori. O come quando ammonisce sulla zizzania, Matteo capitolo 13:24-30, portata dal diavolo, ma di non toccarla, perché ci penserà lui al suo ritorno. Cosa significa tutto ciò? Cipriano fa capire bene che con l'eresia, le prove, le tentazioni, gli scandali, si saggiano i veri fedeli e si scoprono gli empi e si fa la scrematura. Si conoscono quelli che sanno resistere e riportando San Paolo rammenta: tu evita le chiacchiere profane, perché se tendono a far crescere sempre più nell'impietà. La parola di costoro infatti si propagherà come una cancrena. 2 Timoteo capitolo 2 16-17. E dunque, c'è o non c'è questa falsa chiesa in soldoni? Perdonateci, ma tutto il discorso fatto fin qui dovrebbe avervi aiutato a capire l'unica risposta possibile. Infatti, se per falsa chiesa qualcuno intendesse che ci sono due chiese e che quella falsa predomina su quella vera, allora è un netto no. Chiaro? No. Chiaro, deciso. Ma se per falsa chiesa vogliamo intendere, come la chiama Cipriano, gli usurpatori che come parassiti usano il corpo dell'unica chiesa per seminare i loro veleni, allora ci siamo capiti bene. Ed è questo che vide la beata Emmerich, tra le altre cose. Vide che gli eretici erano aumentati e si davano una sorta di banchetto sotto il portico della Basilica Vaticana, a braccetto con protestanti ed ortodossi scismatici, con altri stravaganti personaggi indicando probabili altre religioni. Per la beata Emmerich ciò che vide è talmente incomprensibile da non saperlo spiegare, ma descrive tutta l'amarezza che prova, il dolore e l'orrore. Vede capitolare i vescovi, uno dopo l'altro, nell'eresia protestante. Ma San Cipriano, dobbiamo ricordare, dice: nessuno si meravigli, perché la professione di fede non rende immuni dalle insidie di Satana. Ecco perché Gesù prega per Pietro, il quale, una volta ravveduto, deve confermare gli altri nella fede. Luca capitolo 22, 31-34. E Pietro cosa fa? Ricordiamo il capitolo. Si inorgoglisce, si sente subito al sicuro delle parole di Gesù e fa una promessa che non potrà mantenere, e che Gesù stesso avrà la bontà di profetargli, anche se Pietro non lo comprenderà fino a fatto avvenuto. E dopo, quando si rese conto del rinnegamento, dopo che il gallo per la terza volta cantò, pianse amaramente. Poi sappiamo che morì da grande martire. Quindi affronteremo da qui, ma in un altro video, come abbiamo detto, la questione dell'infallibilità papale. Ora però, tanto per intenderci al meglio, nella lettura ai catechisti di Sant'Agostino, scritta intorno all'anno 400, che troverete anche in collegamento, afferma quanto segue e che faremo bene a meditare, perché per noi catechisti è importante e fondamentale. È necessario che si metta in guardia e si incoraggi il candidato, cioè il candidato, cioè colui che doveva diventare cattolico, contro il pericolo degli scandali, sia nella Chiesa che fuori, nei confronti dei pagani, dei giudei e degli eretici che sono fuori e dentro, nei confronti della paglia secca dell'aia del Signore.
Non si disputerà contro i singoli errori e le singole opinioni devianti, ma brevemente si metterà in evidenza che ciò era stato già predetto. E inoltre, quanto siano utili le tentazioni per far maturare la fede dei credenti e quanto sia di conforto il sapere che Dio ha deciso di essere paziente sino alla fine. Ci ha mandato Maria poi, no? Come dice il Monforte, questo è il tempo di Maria. Per questo dobbiamo consacrarci al suo cuore immacolato. Lei è l'immagine della Chiesa. Quindi dice Sant'Agostino, mentre si mette in guardia il postulante contro quei falsi cristiani che purtroppo riempiono le chiese, si dovranno anche brevemente e con tatto suggerire alcune norme di comportamento cristiano perché non si lasci adescare da avari, ubriaconi, frodatori, giocatori d'azzardo, adulteri, fornicatori, amanti degli spettacoli, maghi, spiritisti e astrologi di ogni genere. E non pensi, perché vede molti cristiani amare, fare, difendere, propagandare queste cose, di poterli imitare impunemente. Gli si farà capire, dice Sant'Agostino, sulla scorta dei libri santi, come questa gente vada a finire se non si converti. E fino a qual punto debbano essere tollerati nella Chiesa, dalla quale alla fine dovranno essere separati. Bisogna rassicurarlo che nella Chiesa troverà anche molti buoni cristiani, autentici cittadini della città celeste, se comincerà ad esserlo lui stesso. Qui sta il non giudicare del Signore. Non giudichiamo le intenzioni dei cuori, i pensieri. Pensiamo qui la trave, la pagliuzza. Stiamo attenti come ci comportiamo noi. Siamo coerenti con il Vangelo? Perché se diciamo di sì, o siamo pochissimi, o siamo intanto a dirlo ma a non farlo, perché il mondo sta andando alla rovescia e c'è qualcosa che non va. Evidentemente i cattolici che si vantiamo di essere 1 miliardo, evidentemente non è tutto questo 1 miliardo che vive coerentemente col Vangelo, non dà una bella testimonianza. Quindi questo è il pensiero di Sant'Agostino. Quindi ritorniamo a Cipriano, che ci rammenta come l'amarezza non può stare con la dolcezza, la tenebra con la luce, la pioggia col sereno, la sterilità con la fecondità. E quindi la tempesta, spiega il Santo Vescovo Padre della Chiesa, non strappa gli alberi ben radicati. Sono invece le pule vuote che vengono rapite dal vento, e tuona con impeto, attenzione, sono proprio costoro gli eretici, i maledetti, dall'apostolo Giovanni. Giovanni afferma, si separarono da noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti tra noi. Prima a Giovanni, capitolo 2, 19. Capite bene la frase? Non erano dei nostri. Non erano della Chiesa e l'eresia, lo scandalo, la tempesta, la stessa tentazione rende manifesto chi è davvero cattolico, chi è davvero nella verità. Cominciamo a capire bene che non esistono due chiese, una chiesa con gli usurpatori dentro che danno una falsa immagine, una falsa chiesa. Facciamo un ulteriore passo avanti per arrivare a una conclusione con questi ragionamenti di San Cipriano. Ascoltiamoli bene perché sono di grande attualità e riguardano appunto questo argomento. Allora, pensate già cosa diceva. I violatori del Vangelo, state bene attenti, i violatori del Vangelo sarebbero gli eretici, fanno così, due punti, parole di San Cipriano, accettano ciò che è detto in ultimo e lasciano il resto del discorso, si ricordano di una parte ma l'altra la sopprimono con l'inganno,
si ricordano di una parte, ma l'altra la sopprimono con l'inganno. Capite bene? Così come sono divisi dalla Chiesa, dividono pure le proposizioni di un capitolo del Vangelo. È vero che il Signore, quando volle inculcare nei Suoi la pace fraterna, disse: se due di voi si accorderanno sopra la terra a domandare qualsiasi cosa, sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, perché dovunque sono due o tre persone congregate nel mio nome, sono in mezzo a loro. Ma con queste parole, dice Cipriano, egli volle dimostrare che dava più ascolto a state ben attenti, non alla folla orante, ma alla concordia unanime degli oranti, dicendo: se due di voi si accorderanno sopra la terra, afferma innanzitutto l'unanimità, pone cioè come prima condizione la concordia e la pace, insegna a vivere fedelmente e a perseverare costantemente nella mutua intima unione che si verifica, lo spiega appunto poi, nella dottrina della Chiesa Cattolica e nei comandamenti. Ma come può uno scismatico andare d'accordo con qualcuno se è smembrato dal corpo della Chiesa? Come possono gli scismatici raccogliersi nel nome di Cristo se sono separati dal Cristo e dal suo Vangelo? Domande che si è posto San Cipriano. Ecco la sua risposta. Non fummo noi, no, non fummo noi a separarci da essi, furono loro a staccarsi da noi. E poiché le eresie e gli scismi sono sorte dopo la fondazione della Chiesa, cioè quando si innalzarono qua e là dagli eretici le loro baracchelle, furono essi ad abbandonare la sorgente, il principio della verità. Il Signore quindi parla proprio della sua Chiesa, conseguentemente a quelli che sono nella Chiesa, quando afferma che se essi vanno d'accordo tra loro e pregano in unione di anime, potranno ottenere dalla maestà di Dio ogni cosa. Dovunque si raccoglieranno due o tre nel mio nome, dice Gesù, io sarò tra loro, cioè con le anime semplici e pacifiche, timorate di Dio e osservanti le sue leggi. Dovunque saranno riuniti due o tre nel mio nome, sarò con loro. Non separa gli uomini dalla Chiesa, egli che volle costruì la Chiesa, ma rinfacciando la discordia ai ribelli e raccomandando ai suoi fedeli la concordia, dimostra che sta più volentieri con due o tre che pregano in unione con la Chiesa, anziché con moltissimi separati dalla Chiesa, e che si ottiene da Dio più con la preghiera affratellata di pochi che con le discordi invocazioni di molti. Vi dice niente questo? Le preghiere interreligiose non servono a niente, perché la massa di gente che va lì a pregare, ognuno pensa alla propria religione, ognuno pensa al proprio credo, non pensano affatto a Gesù Cristo incarnato, Dio incarnato, morto in croce per noi per salvarci, è davvero risorto. Uniti perciò non ad una struttura o alle messe domenicali di popolo dove si zompa, si banchetta con la porchetta, ci aggiungiamo noi, ma al Cristo che vive ed abita nella sua Chiesa e che Gesù stesso, spiega Cipriano, preferisce pochi. Fossero anche due o tre, ma saldi nella sua dottrina, piuttosto che molti, come accade oggi con la smania di riempire le chiese e le piazze. Gesù preferisce il piccolo gregge fedele a lui che alle masse senza pastori o governate da mercenari. Or dunque si domanda Cipriano, ma quale unità
Quale amore possiede e medita chi, ossessionato dal cattivo genio della discordia, scinde la Chiesa, distrugge la fede, perturba la pace, distrugge la carità e profana i sacramenti? Bella domanda, eh? Ecco perché Gesù ci ha mandato lei, Maria, la madre, uniti ai piedi della croce. Questo è il tempo di Maria, dice San Monfort. Ascoltiamolo. Quindi, altre parole di San Cipriano molto importante. Non ci facciamo incantare o turbare dalla troppo sfacciata perfidia di molti, piuttosto la realtà di ciò che era stato predetto serva a rafforzare la nostra fede. Anzi, poiché già molti sono incorsi nell'errore, come era stato preannunziato, cerchino gli altri di non cadere, il che pure è stato predetto dal Signore. Voi poi state in guardia. Ecco che io vi ho predetto ogni cosa. Marco capitolo 12, 23. State perciò lontani, o fratelli, da uomini siffatti, non prestate orecchie ai loro discorsi dannosi. Evitateli come si evita la peste, perché sta scritto: circonda di spine le tue orecchie e non ascoltare il malvagio. Ecclesiastico, capitolo 28, 28. E ancora, dice Cipriano, i colloqui cattivi corrompono i buoni costumi. Prime Corinzi, capitolo 15, 33. Anche il Signore ci ricorda di stare lontano da costoro. Sono ciechi e guide di ciechi. Matteo capitolo 15, 14. Bisogna tenersi a distanza, fuggire chi si è separato dalla Chiesa, perché è un perverso, un peccatore, un dannato volontario. Crede forse costui d'essere unito a Cristo se agisce contro i sacerdoti di Cristo e si separa dalla comunanza del clero e del popolo cristiano? Egli ha impugnato le armi contro la Chiesa, ha recalcitrato contro ogni divina disposizione, nemico dell'altare, ribelle al sacrificio di Cristo, perfido, sacrilego, servo disobbediente, figlio empio, fratello nemico. Ha osato innalzare un nuovo altare, formulare nuove preghiere illecite, profanare l'ostia santa con sacrifici posticci. E intanto gli dimentica che chi si leva contro Dio per la sua audacia temeraria sarà punito da Dio. Queste sono le parole di San Cipriano, né per chiarire che cos'è l'unità della Chiesa. Questi sono i protestanti di ieri e che oggi vengono tanto accarezzati da questa falsa chiesa che con loro si è protestantizzata, superando il loro maestro Lutero. Dobbiamo fare i nomi? Karl Rahner, i gesuiti modernisti, il modernista gesuita James Marty, il vescovo Paglia, di nome De Fatto, il cardinale Casper, il cardinale Marx. Un nome, un programma, dobbiamo andare avanti. Concludiamo con sempre Cipriano. Seguaci di questi eretici, spiega infatti il santo, sono coloro che disprezzano le tradizioni e se ne vanno in cerca di dottrine nuove e alzano cattedre di origine umana. E quando purtroppo sentiamo oggi un Papa accusare i cattolici di essere rigidi, se applicano la tradizione, la dottrina di Cristo che è nel catechismo, Cipriano afferma esattamente il contrario. Ad essi, a questi eretici, è rivolta la riprovazione, la maledizione di Dio nel Vangelo. Voi rigettate i divini comandamenti per stabilire la vostra tradizione. Marco capitolo 7, 9. Cosa dobbiamo fare dunque? Rimanere saldi, la resistenza, ne abbiamo parlato in quell'altro video. Rimanere saldi nella Chiesa, con Maria nella Chiesa. Pregare per il Papa, pregare tanto e sperare che
che succeda qualche miracolo, no? Perché no? Pregare perché i vescovi si sveglino e i sacerdoti comprendano, e anche i laici. Per esempio, noi vogliamo segnalare il professor Roberto De Mattei, su Corrispondenza Romana e con la rivista Radici Cristiane. Prendetelo, perché è molto importante per la nostra formazione storica, culturale. E il professor Stefano Fontana, che è direttore dell'osservatorio Fantuan, il cardinale Fantuan, della dottrina sociale della Chiesa, voluta dai papi. Benedetto XVI ci ha messo come presidente il vescovo Monsignor Crepaldi. Il professor Stefano Fontana sta andando in giro per l'Italia a fondare dei piccoli seminari, anche con poche persone. Contattatelo. Per insegnare, trasmettere, offrire, regalare, donare la dottrina sociale della Chiesa. Perché oggi si fa un gran parlare di sociale, ma di dottrina non si parla più. Va bene? Quindi arriviamo alla conclusione. Oh, noi dobbiamo essere quali egli ci vuole. Riferito a Luca 12, se osserveremo e praticheremo questi precetti, non saremo mai più schiavi del tentatore, ma regneremo nel regno di colui che è dominatore del mondo. Attenzione dunque, San Cipriano non ci sta invitando a lasciare la Chiesa e a farcene una nostra, e neppure far sospettare che a causa di un Pietro ancora non ravveduto, la Chiesa possa perdere il suo primato. Capite bene? Al contrario, invita a rimanere nella Chiesa, ma saldi nella dottrina. È il Cristo che ci tiene saldi. Se noi professiamo quella professione di Pietro e quella dottrina della Chiesa con tutti i sacramenti. Ricordate la Vergine Santa alla Salette? Non dice che la Chiesa cattolica perderà la fede, ma Roma. Roma perderà la fede, ossia il cuore del governo, dove è custodita la fede della Chiesa, quindi nel suo governo. Qui sarà oscurato e perderà la luce, perderà la fede, riferito quindi ai pastori che da lì governano. In sostanza, non ci viene dato comunque alcun suggerimento particolare nell'eventualità di un papa, non papa o eretico. Perché per i padri della Chiesa ciò era inimmaginabile, non è possibile. E ci invitano però a guardare la nostra posizione, la pagliuzza e la trave, insegnandoci come si rimane saldi nella Chiesa, anche se tutti gli eretici del mondo dovessero occuparla. Perché tale occupazione sarebbe solo per poco tempo, così come del resto per l'oggi. Ci ha detto la Beata Vergine Maria da Fatima, e con la promessa del trionfo del suo cuore immacolato. Per questo abbiamo specificato, ritorniamo a quella resistenza cattolica e come procedere, pregando per il Papa, ma anche informandoci seriamente, serenamente sulla nostra dottrina, applicarla, essere noi per primi a viverla, ad essere testimoni, testimoni della verità. Il resto è nelle mani di Dio. Pregare, fare circoli di preghiera, tanti circoli di preghiera, perché nulla è perduto. Va bene? Laudetur Jesus Christus, Ave Maria.